trionfo delle ragazze Amaranto che hanno chiuso il campionato da imbattute. Si può veramente dire che questa squadra ha fatto qualcosa che ad Arezzo non era mai successo. Vincere il campionato e rimanere imbattuti in un campionato così difficile, quindi penso che sia stato fatto qualcosa di irripetibile e di storico. La favola al lieto fine dell'Arezzo calcio femminile era già stata scritta con 3 turni di anticipo, aveva infatti già centrato la promozione in Serie B. L'ultimo scontro, quello allo stadio Città di Arezzo contro il Fiamma Monza, si è chiuso 4-0. E oggi è il coronamento di una stagione incredibile, quindi questa vittoria anche di oggi conferma la forza della squadra, la costanza, nonostante che avevamo già conquistato la categoria superiore e anche l'imbattibilità, insomma abbiamo chiuso con un 4-0 che rimarca la forza di questa squadra. Dopo il triplice fischio d'inizio è così iniziata la cerimonia di premiazione per la vittoria del campionato di Serie C. L'Arezzo Calcio Femminile è stata anche ricevuta a Palazzo Cavallo con una targa per celebrare la stagione trionfale. Era doveroso ricevere una sala del Consiglio Comunale nella casa degli aretini, perché loro hanno dato grandissima soddisfazione agli aretini, hanno dimostrato innanzitutto di essere fortissimi perché hanno stravinto il campionato con un vantaggio siderale, l'unica squadra tra Serie A, Serie B e Serie C che ha vinto il campionato senza mai patire una sconfitta, quindi le uniche imbattute. Ma poi la vittoria più grande che hanno ottenuto, questa l'hanno ottenuta a prescindere dai risultati sul campo, e di questo hanno merito loro, ha merito la società, ha merito il presidente Anselmi, è quello di aver dimostrato alla nostra città e non solo che il calcio è uno sport veramente per tutti, non solo per gli uomini ma anche per le donne. Poi la festa in Piazza Grande.